A volte con la mia mamma mi fermo un pochettino, però ci sono, è invivibile perché ci sono i ragazzini che giocano con il pallone, quindi devi stare pure attenta, insomma, che ti possono colpire. Piazza Gramsci, il cuore pulsante della città di Giugliano. In questo luogo storia e futuro si incontrano, purtroppo però spesso è scenario di incuria ed episodi di degrado. Dopo il restyling del Più Europa, la piazza ha assunto un aspetto diverso, una nuova funzione con attività di ristorazione, giostrine per i più piccoli, panchine, aree verdi ed una nuova tabella a sostituire quella storica ormai sbiadita. Questo però non è bastato a migliorare la piazza. Se da un lato una parte della cittadinanza vive i luoghi con entusiasmo e senso civico, dall'altro c'è chi vandalizza e non ha cura degli spazi, come succede ad esempio per le panchine e i muri dove campeggiano scritte. Le stesse giostrine spesso si presentano rotte ai bambini che vogliono giocarci, mentre i motorini sfrecciano tra la folla nonostante l'aria sia pedonale e i ragazzi sono sempre più rumorosi con schiamazzi notturni. Ieri, nel tardo pomeriggio, sono dovuti intervenire ancora i carabinieri a ripristinare l'ordine in piazza. Sempre più spesso, più che un luogo di ritrovo del centro cittadino, sembra essere un posto in cui non vi sono regole. Difficile talvolta camminare a piedi e la passeggiata diventa uno slalom tra palloni. Eppure sono tanti i ricordi di molti giuglianesi legati a Piazza Gramsci o come venivano chiamati un tempo i giardinetti, luogo in cui i ragazzi del territorio si incontravano, socializzavano, dove nascevano idee, progetti e anche amori. Per noi anziani proprio non c'è niente. A volte con la mia mamma mi fermo un pochettino, però ci sono, è invivibile perché ci sono i ragazzini che giocano con il pallone, quindi devi stare pure attenta, insomma, che ti possono colpire. È una cosa tremenda, non è una piazza, è un porcile diventata. Non è pulita. Prima c'erano i lavori socialmente utili. Tre persone mantenevano quella piazza un brillante di mattina. Vi potevate sedere da tutte le parti. È stata rivalutata, però comunque è lasciata a 60, non c'è un controllo. Ad esempio i giochi dei bimbi sono presi d'assalto da ragazzi più grandi che fanno quello che vogliono. E poi bisognerebbe un attimo provvedere un attimo alla pulizia. Si può fare di più, perché Giugliano è una gran bella cittadina, ma si potrebbe fare di più, anche in merito ai cinema e ai teatri. L'unica cosa è la notte si trasforma un po' in un luogo meno opportuno per i ragazzi, perché cioè, ci sono meno controlli e soprattutto i ragazzi salgono con i motorini sopra alla piazza e quindi portano a disagi a ragazzi e a famiglie che vogliono viverla. È una bella piazza, però andrebbe pulita, soprattutto per i bambini, quel posto lì, guardi, è pieno di urina di cani e compagnia varia. Ultimamente è un pochino alla rovina. Però è un po' abbandonata a se stessa la sera, quando ci sono un sacco di ragazzi che fanno delle scorribande, passano qua su con i motorini a tutta velocità, con i cani che fanno le cacche, con dei padroni che se ne fregano, insomma, ci vorrebbe un controllo un poco fatto meglio.